In questa seconda video lezione si presentano i risultati scaturiti dall'indagine economica condotta in Valle d'Aosta su vigneti allevati a Percola Valdostana Alta. Si fa presente che il modello economico che abbiamo messo a punto per lo studio in Valle d'Aosta, adattandolo opportunamente, può essere applicato anche ad altre realtà viticole di montagna. L'indagine economica si è posta alcuni obiettivi. Allora, innanzitutto i dati che abbiamo raccolto hanno permesso di valutare e confrontare i costi annui di coltivazione di vigneti condotti secondo forme di allevamento differenti. Nel caso specifico abbiamo preso in esame il Guyot e la Pergola Valdostana Alta. Abbiamo poi valutato la sostenibilità economica dei processi culturali. In altri termini, si è analizzato se il processo culturale nel suo complesso sia economicamente sostenibile. Allora, i risultati che esporrò nelle slide successive sono contenuti sinteticamente nella guida transfrontaliera al capitolo 4 e 1, mentre gli stessi risultati sono presentati in maniera più dettagliata e approfondita nel manuale tecnico. Al fondo della video lezione è indicato il link alle due pubblicazioni che sono scaricabili gratuitamente e a disposizione per tutti coloro che fossero interessati ad approfondire ulteriormente il tema. L'indagine economica condotta sulla Pergola Valdostana Alta è stata realizzata ipotizzando un determinato contesto produttivo e partendo da alcune condizioni iniziali. Allora, la superficie evitata che abbiamo considerato per le valutazioni è di 1000 metri quadrati. Abbiamo scelto questa superficie perché riflette la dimensione più rappresentativa del vigneto a livello regionale in presenza di questa forma di allevamento. Abbiamo poi ipotizzato che i capitali fissi dell'azienda, quindi terreni, fabbricati e i macchinari, siano tutti in proprietà. Pertanto l'imprenditore è sgravato da costi di affitto e di noleggio. Per quanto concerne invece l'impianto del vigneto, non è stato considerato il costo per la realizzazione dello stesso, poiché nella realtà regionale è molto raro il reimpianto ex novo di un vigneto allevato a Pergola Valdostana, considerato l'onere molto elevato sia in termini economici che di fabbisogno lavorativo richiesto. I viticoltori, infatti, solitamente tendono a perpetuarne la durata attraverso interventi sistematici di manutenzione ordinaria o straordinaria. Per queste stesse ragioni, quindi nel calcolo del costo di produzione dell'uva, che vedremo nelle slide successive, è stata omessa la quota annua di ammortamento del costo di realizzazione dell'impianto, sostituendo la sua incidenza con le operazioni di manutenzione che periodicamente sono realizzate in vigneto. Per quanto riguarda invece la gestione del vigneto, è stata considerata l'attuale tendenza che prevede l'inerbimento spontaneo sia del filare che dell'interfilare. Quanto riguarda invece la meccanizzazione, è stato considerato un livello molto basso, in coerenza con i vigneti che solitamente non sono di facile accesso. Sono generalmente in forte pendenza e nei quali la maggior parte delle operazioni culturali è svolta manualmente. Il lavoro è esclusivamente di tipo familiare, anche in questo caso, come nel Guyot, non è stato ipotizzato ricorso a manodopera salariata esterna, in quanto la superficie evitata che abbiamo considerato, che lo ricordiamo è pari a 1000 metri quadrati, è pienamente gestibile dall'imprenditore, con eventualmente qualche coadiuvante familiare, specialmente durante i picchi di lavoro. I dati che abbiamo impiegato per le valutazioni economiche sono stati raccolti attraverso degli specifici questionari che sono stati somministrati ai viticoltori valdostani. Questi dati poi sono stati validati e ulteriormente integrati attraverso alcune interviste fatte a tecnici regionali competenti in materia.
Passiamo ora ad analizzare i risultati relativi al costo di coltivazione di un vigneto allevato a pergola valdostana alta, considerando che i risultati in tabella non tengono conto degli aiuti pubblici. Allora, al costo annuo di coltivazione di 1000 metri quadrati di vigneto allevato a pergola valdostana alta ammonta a circa 2700 euro se non consideriamo l'IVA. Costo che sale a circa 3.000 euro se invece consideriamo anche l'IVA. Ne deriva pertanto un costo di produzione relativo all'unità di prodotto di 3,83 euro al chilo, IVA esclusa, e un costo di 4,02 euro per chilo di uva se consideriamo l'IVA. Nel calcolo del costo unitario di produzione dell'uva, abbiamo ipotizzato una resa produttiva media di 75 quintali per ettaro, in modo tale da tenere conto anche di annate particolarmente sfavorevoli a causa di avversità di varia natura. Parlando sempre di costo annuo di coltivazione di un vigneto allevato a pergola valdostana alta, analizziamo ora l'incidenza media percentuale delle singole voci di costo sul costo annuo totale di coltivazione. Le valutazioni qui presentate sono IVA inclusa e senza aiuti pubblici. Allora, come si può vedere dal grafico, la voce di costo che incide maggiormente sul costo annuo di coltivazione è rappresentata dal lavoro familiare, comprensivo di contributi INPS, necessario per la coltivazione del vigneto. Vedete che questa voce di costo ha un'incidenza del 54% sul costo annuo totale di coltivazione. È poi seguita dal costo relativo all'utilizzo delle macchine con un'incidenza di circa il 19%. Il costo macchine comprende la quota di ammortamento, manutenzione e assicurazione sulle macchine impiegate nel processo produttivo e tutti i costi riconducibili ai fabbricati adibiti al loro ricovero. La terza voce di costo che grava maggiormente sul costo annuo di coltivazione è rappresentata dai trattamenti antiparassitari, insetticidi e per la lotta alla chinona, con un'incidenza di circa il 7%. Nella slide precedente abbiamo evidenziato come il lavoro familiare sia la voce di costo più importante del costo annuo totale di coltivazione nella pergola. Il grafico ripartisce il fabbisogno medio annuo totale di manodopera tra le diverse operazioni culturali annualmente realizzate in vigneto. Allora, la coltivazione di un vigneto di 1000 metri quadrati condotto a pergola valdostana, sempre in base ai rilievi che abbiamo effettuato, necessita complessivamente di circa 160-165 ore all'anno di lavoro. Le operazioni culturali più rilevanti, che assorbono globalmente quasi il 70% del carico annuo di lavoro, in ordine di importanza sono: allora, il diserbo meccanico e manuale, con circa 35 ore ogni 1000 metri quadrati, la potatura invernale, comprensiva della raccolta e abbruciamento dei sarmenti, che assorbe circa 28 ore all'anno di lavoro, la raccolta e il trasporto dell'uva in cooperativa che assorbe circa 26 ore ogni 1000 metri quadrati e in ultimo troviamo la difesa antiparassitaria che assorbe circa 23 ore di lavoro per ogni 1000 metri quadrati di vigneto. Proseguiamo a presentare i risultati più salienti emersi dall'indagine economica condotta su un vigneto allevato a pergola valdostana alta. La tabella sintetizza i risultati relativi al costo annuo di coltivazione e al costo di produzione relativo all'unità di prodotto nelle quattro ipotesi di studio che abbiamo fatto, quindi senza aiuti pubblici e con aiuti pubblici, IVA esclusa ed IVA inclusa. Allora, per quanto concerne i contributi pubblici,
agli investimenti aziendali, come abbiamo già detto per il GUIO, si è fatto riferimento al PSR 2014-2020 della Valle d'Aosta, che prevede un aiuto sull'acquisto delle macchine in misura pari al 40% dell'importo investito IVA esclusa. Si sottolinea IVA esclusa, in quanto l'IVA è una voce di costo che resta a carico dell'imprenditore e come tale non è oggetto di contributo. Sono poi stati previsti degli aiuti pubblici sul costo di realizzazione dei fabbricati nella misura del 50% sull'importo complessivamente investito, sempre IVA esclusa. Allora, facendo un raffronto tra i risultati IVA inclusa, è evidente come i contributi pubblici siano in grado di ridurre in maniera concreta il costo annuo di coltivazione, che scende dai circa 3.000 euro nel caso in cui l'azienda non ricorra agli aiuti pubblici, ai circa 2.800 euro nel caso in cui l'imprenditore si avvalga di aiuti pubblici. Come si può vedere, la riduzione in termini di costi è dell'ordine del 5%. Riduzione che poi si rifletterà anche sul costo unitario di produzione dell'uva, che passerà pertanto dai 4,02 del primo caso ai 3,82 della seconda ipotesi. Nel caso della pergola valdostana, tuttavia, bisogna sottolineare che l'areale produttivo della pergola valdostana alta è caratterizzata da piccoli produttori che difficilmente riescono ad accedere agli aiuti pubblici a causa delle superfici aziendali molto esigue. In ultimo, facciamo un riepilogo e un confronto dei risultati salienti derivanti dall'indagine economica realizzata su un vigneto allevato a Guyot e a Pergola Valdostana Alta. Il raffronto dei risultati in tabella, IVA inclusa, evidenzia che la coltivazione della pergola valdostana alta risulta più onerosa sia in termini economici che di fabbisogno lavorativo richiesto rispetto al GUIO. Il costo annuo di coltivazione infatti passa dai circa 22.000 euro del GUIO agli oltre 30.000 euro della pergola, con un costo unitario di produzione dell'uva, IVA inclusa e senza aiuti pubblici, che varia tra i circa 3 euro al chilo della prima forma di allevamento agli oltre 4 euro al chilo della seconda, con un differenziale di costo tra le due forme di allevamento di circa 85 centesimi al chilo. Allo stesso modo, la conduzione di un vigneto allevato a pergola valdostana alta comporta praticamente il doppio delle ore annue di lavoro normalmente necessaria per la coltivazione di un vigneto a Guio. Siamo a 1600-1650 ore per ettaro nella pergola contro le 800-850 ore per ettaro di un vigneto scarsamente meccanizzato a Guio. Risulta infine evidente l'importanza dei contributi pubblici nel supportare le aziende viticole negli investimenti aziendali e nell'abbassare in maniera concreta il costo di produzione dell'uva, in misura mediamente pari al 9-10%. In ultimo, per tutti coloro che fossero interessati ad approfondire il tema, si fornisce il link per scaricare i due prodotti realizzati nell'ambito del progetto. Allora, innanzitutto la guida, che lo ricordiamo, riporta sinteticamente tutte le attività svolte dal partenariato coinvolto nel progetto e i principali risultati acquisiti. E poi il manuale tecnico, che invece descrive nel dettaglio e in maniera più approfondita tutte le attività svolte dall'Institut Agricole Régional e i relativi risultati a cui siamo giunti. È sottointeso che gli autori del manuale restano a disposizione per qualsiasi approfondimento e per fornire un supporto tecnico a tutti i viticoltori che fossero interessati ad applicare il modello economico che abbiamo messo a punto alla propria realtà aziendale. Vi ringrazio per la vostra attenzione.